Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo avuto in prestito 10.000 simoleon da Gea, che ha saputo che suo figlio è in difficoltà e quindi gli ha dato. Che succede? C'è questa musichetta. Che succede? Allora, abbiamo di nuovo l'elettricità. Sì. Aggiorna lo stato sui social media, anche se oggi è vacanza, mi dispiace, ma lo aggiorni. Infatti lui è andato a fare jogging, vabbè, adesso sta tornando indietro, vediamo se ha finito. Fatto al 25, ma è sporco, poverino. Sì, fatti, prendi dell'acqua. Ma come prendi dell'acqua? Ma fatti una doccia, fammi il favore, prendi dell'acqua, fai una doccia, canta sotto la doccia. Perché oggi è la festa dell'amicizia. Tu l'hai aggiornato, completato, benissimo. Fate una bella colazione. Servi, però forse c'è già della roba da usare. Sì, hai voglia, l'asado. Un asado per colazione, chi è che non lo vorrebbe? Poi tu, Sky, purtroppo mi ripulisci qui perché è andato a male. Non mettete mai le robe in frigo. Questa è colazione grandiosa, niente. E poi oggi invitiamo dei nuovi vicini, oltre ai vecchi, invitiamo anche i vecchi vicini, cioè Dorothy e il marito. Ma poi abbiamo conosciuto il fratello di Dorothy, siamo andati a trovare, perché Dorothy, quando siamo stati a casa sua, vedete, Dorothy ve la ricordate, vero? È questa qua, è la ragazza blu, eccola qui, Dorothy, che è la mamma di, no, di Tara, no, non c'è, la figlia non la conoscono, di Star. Però abbiamo conosciuto anche il fratello di Dorothy, che è Duncan ed è anziano, che ha due figli, una è, uno è Xantor, tre figli, uno è Xantor, l'altra è Xena, e poi il terzo figlio di, che ha avuto in vecchiaia con sua moglie, che si chiama Lila. E se andate a vedere le mie vecchie, c'è la storia di Lila, di come si sono conosciuti con lui. E quindi hanno anche questo bimbo piccolo, l'hanno avuto da poco, Xenon, che può essere un amichetto per Phoebe. Non voglio che lei si sposi con un alieno, perché cioè, non deve avere figli blu, anche se lei è della generazione Giove. Saturno no, non può essere blu. Saturno deve essere biondo, e quindi no, però ha degli amichetti almeno, no? Quindi comincia a farsi degli amichetti. E poi hanno anche conosciuto, ma non abbastanza, cioè hanno saputo più che conosciuto, che è arrivata una nuova famiglia di alieni, toh, guarda caso, strana combinazione, con due toddler. Però non li hanno ancora conosciuti, sanno che sono arrivati da poco, che è un ingegnere robotico, questo qui che è venuto qui, e come vi dico, Strangerville è conosciuta come comunità degli alieni, e quindi a parte Sky e Luna, tutti gli altri sono degli alieni. Poi vabbè, i militari, i baristi, così sono umani, non sono alieni. Però il popolo residente è quasi tutti alieni, perché Strangerville attira gli alieni, insomma. C'è questo laboratorio segreto che, insomma, è una comunità di alieni. Quindi lui adesso invita
invita qui, adesso non so se fargli fare un club, quasi quasi, gli faccio fare un club nuovo, vicini di casa, sì, così poi invita il club. Oh, l'abbiamo fatto, eccoli qua, i vicini di casa. Ci sono Duncan, che è il fratello di Dorothy, poi i figli di Duncan e di Lila, che non abbiamo potuto inserire nel club, e il terzo figlio di Duncan e Lila, che è un piccolino che lo inviteremo a parte perché non possiamo metterlo nel club. Quindi inizia il raduno del giorno dell'amicizia e poi invita, là, Duncan è già qui, che velocità, è proprio un alieno, eh? E invita il piccolino, invita nel lotto attuale, perché Xenon deve diventare amico della piccola. Ecco Dorothy che va subito da suo fratello e tutti in piscina, ecco qua. Allora, tutti in piscina è fantastico, nel senso che è una delle prerogative del club. Allora, tu hai fame come al solito, comincia a grigliare per tutti, del pollo alla brasa che per i bambini è perfetto. A Renui passa dello insetticida e tu piccolina hai fame, gioia. Lei lo conosce già, il bimbo, sono andati a conoscerli perché Dorothy gli aveva detto andate anche da mio fratello che è un bambino piccolo così e lei conosce anche Star, non la può invitare Star, no, cavoli. Non può invitarla, forse la conosce anche Arenui, non credo. No, anche Arenui conosce. Vabbè, Star è una bimba grande, per cui. Eccolo qui, piccola, svegliati amore. Papà sta grigliando, intanto vieni qui a parlare della festa. Digli, sei venuto alla mia festa, che bello. Allora, perché ci sono Duncan e Dorothy, fratello e sorella? Duncan e Dorothy sono i figli di Anthony, i figli di Anthony, sì. Duncan, figlio di Anthony, che è morto perché era anziano. E di Veronica, che invece era un'umana. Anthony aveva sposato un'umana, per questo che Dorothy è venuta fuori mezza umana. E Anthony era il fratello della mia Silia. Tu hai grigliato il pollo alla brasa, ma l'hai portato dentro? No, eccolo qui. Allora, piccina, prendi, fai un gruppo con. Dai, vai giù dal tuo amichetto, forza! Vai giù da lui che ti sta aspettando, fai azioni, vediamo se riusciamo a fare un gruppo, così poi gli parli e prendete insieme il pollo alla brasa, mentre lui chiama tutti a tavola. Allora, chiama a tavola. Olè, Duncan, che è anziano purtroppo, Lila anche, sua moglie, è verde Lila, fra l'altro, infatti, no, i due fratelli sono venuti, chiama a tavola, così arrivano tutti a mangiare. Dove sono andati tutti? Non ho chiuso il raduno, siamo in pieno raduno, per cui dovrebbero esserci tutti. Cody non lo vedo. Se Cody si mettesse il suo aspetto alieno sarebbe carina la cosa. Eccoli che arrivano, erano tutti giù a giocare. Lei va dal piccolino. Sì, lo so che hai fame, amore. Salutalo e poi ti prendi insieme un pollo alla brasa. Qui cosa c'è? Sky ha guadagnato 432. Perché non vai a mangiare? Questo cos'è?
Aspetta un attimo, cos'è questo? La Sado anche, benissimo. No, i bimbi si prendono il pollo alla brasa. Ce n'è per tutti, vero? Poi tanto c'è Duncan, Anthony è il padre. Duncan che sta parlando con sua sorella, ovviamente. E vi dicevo, loro due sono i figli di Anthony, che era il fratello di Cilia. Il papà di Cilia, da anziano, fu rapito dagli alieni ed ebbe Anthony e se lo tenne, quindi è fratello sia di Cilia che ormai non c'è più, sia di Simone che ormai non c'è più, ma è fratello anche delle due gemelle Giulia e Anna che sono vampire. Quindi hai chiamato a tavola, prendi insieme. E tu hai chiamato a tavola, chiama a tavola anche qui, chiama a tavola anche per questo piatto. E noi non ci facciamo problemi con gli alieni. Per noi vanno benissimo gli alieni, sono alieni pacifici questi qui. Io vorrei che lui gli chiedesse di mostrare il suo aspetto alieno. Chiedi della carriera, brindisi. Intanto facciamo un bel brindisi tutti quanti. Sky, vuoi venire qui per favore? Anche tu a Renui, cosa stai facendo? Ma vai qui anche tu, santo cielo, partecipa, no? Come sei messa? Avevi proprio bisogno? Sì, ne aveva bisogno. E dopodiché parla con lui, presentazione amichevole. E si sono bloccati tutti. Olè, forza! Su, mangiate, piccolina, tu hai mangiato, ma che, non hai nemmeno preso. Prendi il pollo, prendi una porzione insieme. Non si può. Allora, reimposta un oggetto the bug. Brava, amore, prendi una porzione insieme. Vai, prendi l'amore, dai. L'hai già presa e vai a mangiarla con il tuo nuovo amichetto Xenon? I nomi di questa famiglia li ho trovati tutti io, ma è stato uno sforzo pauroso e trovare Xena. Sì, tu devi far pipì, vai a fare la pipì. Certo, sei poco sociale, Sky. Dovresti chiacchierare con questi qui, insomma, bisogna fare interazioni amichevoli, parla tipo del formaggio grigliato, che ne so, dovresti, vedi che tua moglie almeno fa amicizia. Lei è Xena, la figlia di Duncan, parla di cucina, fatti dare qualche ricetta aliena. Lui è Xantor, che è il figlio anche lui di Duncan. E il piccoletto, che spero sia con... Oh, ma guardali come sono belli! Lei non si fa problemi con questo bimbo blu. Anzi, gli dice: guarda, come mai sei blu? Parla del colore preferito e digli: sai che il mio colore preferito è proprio il blu? E tu sei bellissimo tutto blu così. Perché sei proprio del mio colore preferito. In realtà il suo colore preferito è lilla, perché lei è... Dove andate voi? No, basta, prendi una porzione, ne avete già prese. Qui fanno tutti ginnastica. Però dice, però sei proprio del mio colore preferito. E glielo dice anche per fargli piacere, perché lei deve amare il lilla, perché è Giove. Però il fatto che ci sia questo bel bimbo e finalmente anche lei ha un amichetto è talmente felice che deve fare addirittura la pipì. Si parla con lui e poi qui il vasino non so se c'è, se non c'è ce lo mettiamo perché se no mi deve salvare, vabbè, vai su. Ora devo proprio andare, il piccolino se ne va e va bene. Allora tu,
Richiede il livello 2 di Vasino, ancora non ce l'ha. Ok, allora insegna a Fibi. Qui come va con gli invitati? Mamma mia, sempre qualcosa quando c'è una festa. Mi venisse bene una festa. Ok, va bene, poi vi farete un bagnetto, spirito festivo, magari fai un ho ho ho. La presa? Sì, la sta incredibile, la sta prendendo in braccio. Ok, tu adesso vai a farti un po' di interazioni amichevoli e poi chiudiamo l'episodio. Magari fai qualche ho ho ho, parla di Strangerville, poi no, voglio che faccia una cosa festiva. Tipo, fai una risata festiva, che ne so, canta, brindisi, dai, fai un brindisi. Lui è anziano, gli altri sono, e poi parla anche con Xina, chiedi della sua giornata, impara a conoscere. Lamentati dei costi del riscaldamento, sì, perché veramente no, con Xina non ci parli, ho capito. Un brindisi alla festa dell'amicizia, è bellissima. Ok, lui ha fatto tutto, tu non hai mangiato la griglia, gioia, per cui adesso fai la pipì e mangi anche tu una grigliata. E non ti ho lasciato finire il bagno, ma devi fare l'interazione di mangiare la grigliata. E ecco, allora loro, ecco, nelle richieste del club, Sky ha voluto. Ma come? Ah, ecco, ok. Vicini di casa. Ma cosa sto facendo? È il suo club, ecco qua. C'è anche usa poteri alieni, quindi loro possono usare i poteri alieni. Giustamente lui ha detto: sono in mezzo a degli alieni, loro hanno le loro tradizioni e quindi possono, quando facciamo il raduno, usare i poteri alieni. Tu non hai ancora finito la piccola? Ci siamo però, dai, stiamo arrivando al 2. Ah, sì, poi prima delle 2 ti faccio mangiare. Ok, tu piccina hai sonno adesso, no? Sei sporca. Allora, papà ti fa un bel bagnetto. Intanto gioca coi cubi e impila, così diventi ancora più brava con. A proposito, lei cosa ha di 3 di movimento? Beh, già abbastanza avanti, ah, di chiacchiera chiccio, siamo a 4, eh? Deve farsi ovviamente il pensiero, Madonna, il vasino ancora non è arrivato a 2, ci ha messo 2 secoli. Va bene, poi tu mangi e tu saluti tutti. Oh, fatti una partita con gli alieni. Fai un gioca su Coupang con un compagno di squadra e prendi Xantor contro Dorothy e Xina. Vai, vediamo come va. Del resto loro hanno questo bellissimo sottosuolo, dove possono divertirsi, giocare. Vai. Ok, giochi benissimo. Vediamo un po', deve bere. Mi sa che si ubriaca Sky, ragazzi. La bimba perché è triste? Perché l'ha fatta fuori dal vasino? Lei sta andando a mangiare, benissimo. Ok, e gli altri guardano. Hai beccato il piatto? Non hai beccato il bicchiere, Sky? Ma allora, adesso vediamo. Tocca a lui bere. Vabbè, beh, mi sa che vinceranno le due ragazze a questo punto. Oh, meno male.
Meno male. C'è lei, oh, che comincia a bere, Xina, la sorella di Xantor. Plof, beh, ci azzeccano, gli alieni hanno una mira, ragazzi, famosa in tutto il mondo. Vai, Sky, tocca a te, ragazzi, vi saluto e anzi, aspetto a vedere chi vince, così poi ve lo dico, ma ho già l'impressione che Sky canna tutto e piange. E stavolta vince Dorothy, invece con tua moglie, con Arenui, aveva di... Guardala. Beh. Ragazzi, vi saluto, spero che la puntata vi sia piaciuta, che vi piaccia l'idea che facciano amicizia con tutti questi. C'è un'altra famiglia, nuova, con due toddler e andremo a conoscerla la prossima volta. E comunque loro con gli alieni si trovano proprio a loro agio. Hai perso, Sky. Ormai hai perso. Che niente fa, non ci sono più bicchieri. Ha perso Sky, hanno vinto le donne, potere alle donne. Ciao a tutti. Ciao ciao.